Buongiorno a tutti. Con grande emozione anche noi oggi vi presentiamo quello che è il nostro lavoro con le scuole dei bambini del progetto Tartaruga. Devo fare una brevissima citazione della dottoressa Rocco che ha lavorato a questo progetto prima che subentrassi anch'io. Dunque, il servizio scuola del progetto Tartaruga nasce per sostenere insegnanti e famiglie nel percorso scolastico dei bambini con autismo, che è sempre una sfida molto grande. Organizziamo in accordo con la scuola 2 o 3 GLH operative ogni anno e in tali occasioni, se ci è concesso, entriamo in classe per osservare l'ambiente, le modalità con cui il bambino si relaziona con adulti e coetanei e soprattutto le modalità con cui gli insegnanti favoriscono l'integrazione del bambino nell'attività del gruppo classe e nell'attività didattica, che è il nostro obiettivo maggiore. Forniamo poi 4 ore settimanali di disponibilità telefonica. Questo è un servizio innovativo e aggiuntivo dell'istituto, fortemente voluto proprio perché permette di mantenere una continuità nel lavoro che svolgiamo durante tutto l'anno e perché apre uno spazio di confronto per criticità ed eventuali aggiornamenti che sono all'ordine del giorno. Operiamo in questo modo grazie ad una conoscenza clinica del bambino che viene da diversi ambiti, la valutazione, il percorso terapeutico, il contatto continuo con l'equipe e anche l'osservazione diretta del bambino nei contesti di terapia. Definiamo una diagnosi funzionale, divisa per aree, che oltre ad essere una certificazione importante è anche un modo per permettere agli insegnanti di comprendere questi bambini in modo globale. Definiamo poi e forniamo delle indicazioni operative partecipando alla stesura del PEI, quindi la programmazione educativa individualizzata. Siamo presenti tutto l'anno per il monitoraggio e la supervisione del lavoro svolto. Oggi vi presentiamo delle foto e dei frammenti di video che sono un materiale preziosissimo perché viene proprio dalle scuole e dagli insegnanti, con l'accordo dei genitori ovviamente. Li abbiamo divisi in alcune aree che sono quelle di cui ci occupiamo quotidianamente e che vedete, i prerequisiti degli apprendimenti, gli apprendimenti veri e propri della lettoscrittura e del calcolo, la relazione come contenitore e come veicolo di tutti gli apprendimenti e l'arte e la creatività come esperienze fondamentali per integrare e sostenere gli apprendimenti stessi. Iniziamo dai prerequisiti, che sono le competenze di base per l'apprendimento delle future abilità scolastiche, lettura, scrittura e calcolo. Queste abilità vengono sostenute negli anni della scuola dell'infanzia, quindi pensiamo che sono degli anni estremamente preziosi per questi bambini, viste le difficoltà che abbiamo approfonditamente visto nell'arco della mattinata, attentive, adattive, organizzative. Ne vediamo alcune attraverso delle immagini, pensando quanto sia importante che si consolidino prima di passare agli apprendimenti. Quindi, attraverso attività motivanti e piacevoli come quelle che vedete nelle immagini, e sostenere la coordinazione oculomanuale e anche allenare la motricità fine, iniziando a lavorare sul prolungamento dei tempi attentivi attraverso il lavoro sulla sensorialità e sulla percezione. Sostenere l'organizzazione visuospaziale in via di sviluppo, sia con attività di gruppo che con attività magari individuali e più specifiche. Permettere poi di sperimentare la forma fino a raggiungere una sua costanza in termini di caratteristiche e relazioni spaziali. Permettere di sperimentare la temporalità in relazione ad azioni, quindi sequenze, fino ad aprire all'ascolto e alla rappresentazione della temporalità. Come dicevamo stamattina, questo ponte tra un'esperienza concreta e la sua rappresentazione va sempre tenuto in estrema considerazione e attivamente sostenuto. Accompagnare poi quello sviluppo naturale che va dalla traccia al tratto grafico. Ed infine, vista l'estrema frammentarietà della patologia, favorire nello specifico l'integrazione di tutte le aree, perché i bambini possano accedere a sistemi di categorizzazione della realtà che quindi riguardano il poter rappresentare le qualità e le caratteristiche degli oggetti e iniziare a porre delle relazioni. Una volta stabilizzate queste basi, è possibile passare agli apprendimenti veri e propri, quindi letto, scrittura e calcolo. Dobbiamo ricordare che questi bambini hanno estremo bisogno di elementi concreti che li sostengano nell'affrontare passaggi di maggiore astrazione, integrazione e generalizzazione, che sono le aree di maggiore difficoltà. Vediamo alcuni video che rappresentano un ipotetico percorso in quest'ottica, che va dall'acquisizione della lettoscrittura, attraverso uno dei metodi possibili, che è il metodo Angelotti Dita per leggere, con la creazione di un vocabolario per immagini che voi vedrete utilizzare tra l'insegnante e il bambino,
fino a poter arrivare all'utilizzo di mappe concettuali e della lavagna interattiva multimediale per rielaborare ed integrare gli apprendimenti stessi. Vediamo. Un altro sogno. Pala. Siamo in classe. Magari ci ricordiamo quello più... La. La. Questo bambino... Mi piacerebbe. Sì. Anche se svolge un'attività, scusate, differenziata. Rete. Rispetto al resto della classe, in realtà è assolutamente integrato nel contesto. Poi sarà importante trovare punti di contatto tra le sue attività e quelle della classe o anche specifiche attività da condividere. Continuo. Il vocabolario più immagino. Mare, bravo. Domande guida che ci... Una lupa che va scesa un fiume per abbeverarsi dei pressi del colle Palatino. È una lezione di storia presa attraverso una mappa concettuale. Ti piace questa storia? Sì. Uno strumento del genere può permettere ad un ragazzo di affrontare anche un'eventuale interrogazione mantenendo gli stessi elementi in un modo regolare e prevedibile. Ecco a voi la famosa Limma. Ascoltami, continua il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta degli esseri viventi. In questa nuova avventura esploreremo insieme l'affascinante mondo degli animali. Come vedete, il bambino si disorienta nel momento in cui parte l'audio e l'insegnante fa un'azione di contenimento attraverso due cose: si avvicina, quindi contiene lo spazio, e abbassa il volume. Quindi è importante che l'ambiente si muova intorno alle caratteristiche e alle necessità di questi bambini. Sta rispondendo a delle domande, quindi vedete c'è un'interazione diretta tra gli elementi grafici, le immagini, pensiamo a quanto possa essere utile andando oltre il canale linguistico per rispondere. Siamo qui invece alle prese con la matematica. Questo bambino sta affrontando addizioni e sottrazioni a due cifre. In realtà lo vediamo disegnare e poi operare su elementi e simboli grafici. Ancora di più, nel caso della matematica, è fondamentale che il bambino abbia a sua disposizione delle strategie che contengano elementi concreti su cui operare, per poter poggiare operazioni mentali più astratte, come quelle del calcolo. Okay. Un'altra strategia fondamentale per motivare e significare gli apprendimenti è quella di collegarli ad esperienze quotidiane o preferenze individuali. Come ha fatto questa insegnante nell'affrontare le frazioni, ha scelto i cibi di maggior interesse e di maggior gusto del ragazzo, quindi dividi la pizza in 6 parti uguali, poi mangiane 4, lo stesso con il kinder, il tuc e la torta. Etica. Quello etica che lo aiuta anche nella socialità, dovesse succedere la merenda con il compagno. Quindi quello che sosteniamo attivamente è che gli apprendimenti non rimangano fini a se stessi, ma che permettano di elaborare l'esperienza e renderla comunicabile, come è riuscito a fare questo bambino in un tema di quinta elementare che leggiamo insieme. Sta per concludersi la mia esperienza nella scuola primaria. Descrivi i tuoi ricordi e cosa ti aspetti dalla scuola media. In prima elementare avevo la maestra Lina, ma non mi piaceva perché era severa. La vediamo ritratta nell'immagine. In seconda elementare mi ricordo della maestra Simona e il ragazzo sta dormendo sul banco. Effettivamente era un momento di grande stanchezza per lui quell'anno. In terza elementare è stato il mio anno preferito. Vediamo uno dei motivi, che è lo studio della storia e dell'evoluzione dell'uomo. La quarta elementare non mi è piaciuta perché non mi sono trovato bene con Carmine e Giuseppe, che sono la EC e l'insegnante di sostegno del ragazzo. Questo è stato effettivamente un anno molto difficile per lui, lo vediamo chiaramente ritratto nella sua espressione e simbolicamente con questo libro che finisce sbattuto sulla sua testa. Fortunatamente finiamo in bellezza, la quinta elementare mi piace molto, sono più grande, non voglio dire addio alla scuola elementare perché voglio tanto bene alle maestre. Ovviamente in questo componimento, oltre alle grandi capacità di questo ragazzo che sono evidenti, troviamo quello che è un tema fondamentale e che introduciamo, lasciando la parola al mio collega, al dottor Panella, quello della relazione.
Grazie. La terza area di lavoro è l'area della relazione. Diciamo che intorno a questa parola vi è un giro tondo di parole, di sfumature emotive che sono alla base degli apprendimenti e dell'educazione, soprattutto in età evolutiva. Infatti è proprio il lavoro emotivo che aiuta il bambino ad imparare a pensare e a consolidare le competenze relative agli apprendimenti. A scuola, per arrivare a questo, però, è necessario che l'adulto di riferimento svolga un'importante funzione di io ausiliario che in qualche modo contenga il bambino, garantendogli una presenza stimolante sia in situazioni strutturate che in situazioni di espressione libera. Cosa significa area della relazione nel contesto scolastico? In questa immagine un bambino sta osservando alcuni movimenti del compagno e sta sorridendo. Il bambino sta con le spalle al muro e sorride. Forse perché vorrebbe imitarlo o si lascia influenzare dall'atmosfera di gioco condiviso. Sappiamo benissimo quanto sia deficitario per i bambini autistici il processo di imitazione. È relazione il momento di condivisione del gioco simbolico con i pari e quindi c'è rispetto dell'alternanza dei turni prima dell'inizio dell'attività strutturata in classe. È altrettanto interessante osservare i bambini durante una situazione in cui vi è partecipazione attiva in gruppo e qui diciamo che il confronto è più complesso rispetto al rapporto uno a uno che può essere con un adulto oppure con un compagnetto durante una situazione libera. C'è un confronto più complesso sia a livello uditivo, visivo e corporeo. A proposito di corpo, qui abbiamo un momento di rilassamento durante una gita scolastica e diciamo qui c'è interazione con l'altro. In questi momenti si alleviano le stereotipie perché non c'è isolamento, spesso questi ragazzi rimangono isolati. E poi più si va avanti più rimangono isolati, soprattutto dalle scuole medie in poi. E quindi non c'è isolamento perché c'è quello che noi chiamiamo rispecchiamento emotivo. In queste immagini possiamo osservare come da una parte il bambino sia capace di esprimere il proprio bisogno di ricevere l'approvazione, la gratificazione, il complimento di un insegnante che sta lì ad osservarlo, e dall'altra, nell'altra foto, di comprendere benissimo qual è il suo ruolo durante una situazione di routine giornaliera. Ecco, qui c'è il tema della responsabilità, quanto è importante anche responsabilizzarli questi bambini, perché sanno fare all'interno della classe. E qui sta consegnando lo zaino con le merende durante un momento di merenda. Qui è una scuola media, qui diciamo possiamo osservare durante l'attività motoria il ragazzo con piacere diciamo rispetta anche le regole del gioco. Adesso osserveremo 3 video. Quali deve cercare Lucrezia? Che colore? Prendi solo quelli verdi. Prendi quelli verdi. Questi video abbiamo osservato quanto rappresenti una risorsa e non solo per il bambino autistico condividere diverse attività
per favorire l'integrazione e l'abbattimento di pregiudizi nei confronti della diversità. Ultima area di lavoro l'abbiamo denominata dell'arte della creatività e quindi dei cosiddetti laboratori esperienziali, espressivo-esperienziali che non tutte le scuole forniscono. Qui c'è un laboratorio di arte immagine dove questo bambino simbolicamente sta passando alla scuola primaria e le maestre augurano a lui un buon viaggio. Il laboratorio di cucina dove il bambino si sente artefice di un prodotto finale e poi, tornando alle sculture, anche a scuola creano delle sculture che poi potrebbero essere usate diciamo come per scene di drammatizzazione o spettacoli eccetera. In questo video potrete ascoltare musica suonata al pianoforte e poi osservare un ballo durante una recita scolastica. Bravissimo! Di arte, giovedì sono stato ad un GLH in un liceo artistico e il papà di questo ragazzo che ha delle doti fantastiche mi ha detto che il figlio qualche giorno fa gli ha detto ma papà ma proprio del rapporto anche col padre di questi ragazzi è arte anche realizzare ciò che io immagino. A proposito di questo ora vedrete due brevi video fatti proprio da un bambino che ora sta in prima media, con un programma specifico. Il primo riguarda il suo punto di vista rispetto alla lezione di storia e il secondo, più personale, esprime il suo bisogno di tornare al primo giorno di scuola attraverso la macchina del tempo. Gli antichi romani avevano ucciso i galli. Ecco che sta morendo un gallo e tutti quanti erano allegri. I galli erano stati decapitati. I giochi olimpici sono quelli che usavano i frisbee. Grazie! E così all'improvviso Cesare è stato assassinato, morto nel fuoco. Tartarata, dammi la vita, ti ricordo, sto qui. Ecco, 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 il mio cappello. Ecco, 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 la macchina del tempo. Ah, che buono che sto facendo. Oh, sono pieno. Non vedevo l'ora al mio giorno di scuola. Ecco, sono quasi arrivato, ecco. Oh, e questa che cos'è? Oh no, aiuto! Visto, ma che tempo sono andato? Buca, manca, buca. Aiuto, che cosa è quello? Ma dove sono? Nel 1930. Oh, adesso me ne vado. Ciao, ciao! Ci sta guardando adesso questo ragazzo. Ha detto, è per lui. Sappiamo quanta fatica fanno questi bambini autistici ad integrarsi e in qualche modo anche ad esprimere la propria autenticità, originalità e le proprie doti personali, però soltanto una piccola percentuale riesce comunque attraverso la creatività e le proprie doti ad espletare i propri contenuti anche intimi e profondi all'altro, che deve essere sempre disponibile all'ascolto. Se non avesse un interlocutore che lo ascolta, forse ecco, tutte queste attività rimarrebbero fine a se stesse. Senza troppa presunzione con la collega, in questi ultimi anni abbiamo provato un po' a capire quali potessero essere un po' le qualità di un insegnante sufficientemente buono, l'abbiamo chiamato, che poi è il titolo di un libro bellissimo che vi consiglio di leggere.
La prima è la preparazione, sappiamo quanto stiamo un po' combattendo sulla preparazione degli insegnanti che vengono mandati soprattutto nelle scuole pubbliche dal provveditorato, che spesso sono sprovvisti proprio di una preparazione proprio specifica per l'autismo, quindi il master della LUMSA è un'ottima idea secondo me. Poi la flessibilità, quindi ecco la capacità comunque di gestire varie situazioni anche con un pensiero flessibile, perché diciamo accade spesso di trovare degli insegnanti che hanno un pensiero rigido, quindi tendono di imporre al bambino un loro pensiero, che è molto simile ad alcune metodiche terapeutiche che conosciamo benissimo. Poi la motivazione, se non c'è motivazione, spesso questi insegnanti partono da Napoli la mattina col treno e fanno tanta fatica, arrivano già stanchi nelle scuole di Roma e noi li conteniamo, perché la motivazione è tutto, è la base di tutto. L'empatia, che è un tema caro a noi, quindi un atteggiamento empatico tra i banchi di scuola, come l'abbiamo denominato, è importante perché il bambino autistico lo sente, un atteggiamento empatico dell'altro. E poi la creatività, che è il motore, diciamo, il motore della guarigione. È l'insegnante che deve percepire il mondo interiore dell'alunno per far sì che esso sia se stesso attraverso la continuità dell'essere e potenziare le sue abilità. Un insegnante sufficientemente buono svolge una funzione simile a quella di reverie materna ed è colui che trasmette prima il proprio modo di essere e poi i contenuti culturali. Per concludere velocemente, ciò che avete visto è sempre il frutto di un faticoso processo di costruzione dell'esperienza scolastica, perché il bambino autistico richiede tanto impegno, tante energie e flessibilità costante a vari livelli. Che cosa dobbiamo fare noi a proposito di questo? Dobbiamo fare in modo che il corpo docente non rimanga solo di fronte a tale complessità. Noi lo diciamo sempre, non siete soli, potete chiamarci il venerdì mattina, è la mattinata dedicata, molti non lo fanno. Molti lo fanno anche ogni venerdì, fortunatamente, per un confronto e un monitoraggio continuo, e dobbiamo soprattutto sostenere l'insegnante nel suo processo creativo, che si alimenta solo grazie ad un'attenta preparazione, una sana dose di motivazione ed un'insostituibile ed innata empatia nei confronti degli alunni. Grazie.